Ciao ragazzi, io sono Red e siamo finalmente arrivati al periodo dell'anno che tutti quanti stavate aspettando, ovvero la challenge natalizia di mangiata di panettone e pandoro. C'è il panettone perché qui qualcuno è più speciale di qualcun altro. Quindi come si svolgerà? Tutto nel culo. Come si svolgerà quindi questa sfida? Beh, andremo a mangiare 3 kg di pandoro e panettone a intervalli di 15, 10 e 5 minuti. All'interno di queste 3 tranche ci sarà da pescare un incredibile e fenomenale e bellissimo cartellino dalla calza natalizia del Softair. La calza natalizia del Softair è offerta gentilmente da Monopoly Softair, link in descrizione. All'interno della calza ci saranno 2 tipi di cartellini: uno che ci darà una mano a finire prima e in maniera più semplice questi deliziosi confetti, e un'altra invece che ci renderà le cose più difficili. Abbiamo scelto delle cose da poco normali perché siamo normali, esattamente. Olè. Quindi io direi bando alle ciance, facciamo partire il timer e possiamo cominciare a mangiare. Quindi l'obiettivo sarà finirlo per prima, averne mangiato di più. Alla fine conterà il peso. 2, 1, via. Lulu sta mangiando un panino. L'idea all'inizio era di non darci l'acqua e di poterla solo pescare nelle penitenze o nei, no, impossibile, nei perk, ma sì, abbiamo realizzato che saremmo già morti in questo momento. Ma sì, sono finito. Guarda che si parte i carichi e poi si rallenta. Ma cos'è sta cosa? Cazzo, è tanto un gesto? Cioè, ma che cazzo è? Donna, non si mangia come la sua carta. Guarda, cominciamo a ciullare. Guarda il colore, cazzo. Non cominciamo a ciullare nel manico, si mangia tutto. No, non è carta quella. Perché ti faccio ridere di nuovo? Matteo del futuro che editerà il video, ricordati di mettere che ovviamente chi perderà la sfida, quindi chi mangerà meno pandoro, si beccherà la Forty Mike sul culo. Dobbiamo comunque, dobbiamo fare una roba per i meme. Jette. Non metterò in bocca con questo stupido trusso il tuo panettone. Manca un minuto e 30 secondi, raga. Mamma mia. Siamo tutti allo stesso livello comunque. Ah, il segreto quando arrivi a metà è mangiarti la parte che ti fa più cagare, quindi il fondino. Ha studiato. Guarda, mi è scrotta buona. Guarda che bello. Una grande verità detta dal mio capo scout che è morto. Tutto, tutto quello che entra prima o poi esce. E molte volte come entra deve uscire. Ma questo è quando ti portava in tenda. 5, 4, 3, 2, 1, 1, mi sto ancora masticando. Bene. Dopo una piccola pausa saremo subito da voi. Dovremmo fare l'advertising tipo non fatelo a casa perché fa più male di quello dello scudo, ve l'assicuro. Finito questa breve pausa siamo pronti alla manche dei sogni, ovvero pescare un bigliettino. Sì, il primo è grosso direi, siamo tutti là. Ma non devi mangiare! Guarda cosa ha pescato! Guardate qua. No, No! A vedere cosa viene fuori a me. Cos'è? Dai. No, è la barbecue. No, è l'unica che non volevo. In quanto salamandra della sicurezza, direi che te la devo mettere io. Con testa. Con testa, tutta bella. Guarda, guarda. Va. Aspetta, la barbecue. Questa penitenza funziona così: non dovrò mangiarlo adesso, ma quando gli altri cominceranno a mangiare loro, io non potrò andare avanti a mangiare nessuna parte del mio pandoro finché non avrò finito questo. È vero. Vai salamandra alla sicurezza, SS. Oh, se riesce. No! Dimmi che è quello brutto. No. Saranno 5 minuti e basta adesso, come cosa. Era prima sono stati 10, adesso 5, e dopo di nuovo 5. Dopo di che penitenza? Aspetta. Me lo destabilizzo.
amici. Vai. Pronti? Sì. 3, 2, 1, via. Che schifo. Beh, sto male. Sto male per lui che c'è. No, beh. Easy, easy. No, ma in realtà non è male, cambia un po' il sapore che avete in bocca. Vuoi sentire? Cioè, fregate il vostro cervello nel pensare che ok, basta, non stai mangiando più quando stai mangiando qualcosa di buono. Mamma, sono al McDonald's! L'URP. Mi devo sboccare. Ricordiamo che sono molti di più gli svantaggi che i vantaggi. Sì, ci sono solo 3 vantaggi. Due? Che poi il come 2, no, 3. 2, è stato tolto il terzo. No, fra. Giro quest'anno. Esattamente come il giapponese, infatti. Raga, è una tortura. Il mio corpo dice una cosa e il mio cervello un'altra. Sto malissimo. Non so se ce la farò. Vinco la gara. Però Fox ci sta dando parecchio dentro. Orgasm morirà. No, ce la devo fare. Lo devo fare per l'universo. Niente, io pensavo che sarebbe stato molto più difficile in realtà. Non mi sento male in questo momento, quindi non ho... Grazie. Cioè, io sto mangiando, cioè, nel senso, ci arrivo in fondo sicuro. Partito. C'è la pescata. Ah, no. Ah! Bene, quindi seconda tranche, peschiamo di nuovo i bigliettini e speriamo che questa volta esca qualcosa di merdoso per Ghost. Prego. È ancora il fiato del fango spiritoso. È mio. Oh. Devo fare il tattico per 15 minuti. Mentre Ghost si sta preparando, tocca a me. Spero che esca qualcosa di pseudo decente, please. Eila! Cosa succederà? La salamandra della sicurezza terrà questo pezzo di Pandoro in questa posizione. Io adesso farò gli addominali. Ogni volta che verrò su dovrò mangiare questo coso fin quando non sarà finito. Uno. È una. È due. È due. La mano è mia. È tre. Beh. Vai, vai. E 4, 9, sore flashing i 3 spot. Olè, buono. Dimmi che ha lo smile. Cos'è? Chi è che mi ha messo la cosa qua? E via. Questo è il culo. No, ma no, ma sei un animale. 8, 9, 10. 4 minuti. Sì, quindi facciamo partire penultima manche. In realtà poi peschiamo di nuovo e poi chi ha finito bene, chi non ha finito bene. Via. Il mio esofago dice proprio no. Dite no al panettone in eccesso. Io sto morendo. Me lo metto qui. Ma che schifo. Ma non è tornato ad essere precotto. Non è... Sì, lui ha finito praticamente. Sì, sì, pesa 800 kg. 3, 2, va finito. Prima del finale dove dovremo finire effettivamente il panettone. Panettone che ci è rimasto, Pandoro panettone. Si svolgerà così: la salamandra pescherà un bigliettino. Sempre la stessa storia, ragazzi. Sono in coma da carboidrato. È di Ghost quello. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Che colpirà l'incredibile. Tutto questo. Vai. Sì, buono questo panettone. È il mio beccato. È il mio quello. No, fra digestivo. Che merda. No. Due pastiglie di brioschi. Siamo sicuri sia brioschi? Era molto un putamino. No, beh! Questo fa l'opera cazzo di cane. Cazzi dell'altri, cioè cosa significa? Il fortunato estrattore e detrattore di questo incredibile bigliettino imprevisti potrà dare parte del suo cibo agli altri due concorrenti. Grosso quanti sono questi? No, t'ammazzo di morte. Ti giuro che t'ammazzo di morte. Quindi 1 e 2. Guarda la lavagna di Ghost. Guarda la lavagna. Auguri Ghost. Ok, quindi adesso abbiamo 3 minuti per mangiarlo. Lo sprint finale. Allora, vi volevo parlare di tuo papà. No. Tuo papà. No.
No! Bello. Ah, adatto. Quanto siamo di tempo? 1:09. Guarda che cacco. No! È finita, no, giù. Già finirlo no, però. Tu hai perso. Tieni, se vuoi c'è il mio pezzettino avanzato. Però tecnicamente Giuse c'ha ancora la bocca piena. E pia yeah, pezzo di merda. No, ce l'ha uno. Guarda quanto, no. Cioè, ha la stessa quantità che io nel piatto. Se io mando giù questo prima di lui ho vinto. No. Sì, ci sto. Fox ci sta dando parecchio dentro. Urgasm morirà. Primo che butta giù ha vinto. Tutto quello che entra prima o poi esce. Il mio corpo dice una cosa e il mio cervello un'altra. Primo che butta giù ha vinto. Puoi anche sputarlo ora. È stata combattutissima. Cosa devo dire? Allora, come ti senti dopo la sfida? Mi sento... A parte che sei il vincitore, quindi... È vero, ho vinto! Grande ragazzi! Mai più. Alla fine ho perso. Cioè, oggettivamente, il panettone è grosso così, io... Cazzo, sono anoressico, porco schifo. Non ci stava, devo capirlo subito. Mike, la sto caricando al massimo. Guarda. Prova uno. No, Bess. Stai basso. Sei pronto? 3, 2, 1. Machine gun. Oh.